Ma guarda, bisogna fare un'analisi a 360 gradi di quella che è stata la regular season di questa primavera. Io credo che bisogna fare un plauso a quello che hanno fatto questi ragazzi quest'anno. Io credo che quest'annata valga assolutamente quanto le altre per quello che i ragazzi hanno saputo mettere sul campo. Il primo motivo è perché questa era una squadra che era battezzata da tutti, da dei lavori inferiore a quasi tutti gli altri gruppi, ed è una squadra che nonostante abbia avuto questo giudizio da parte dei detti lavori, innanzitutto ha portato a casa una Supercoppa, ha giocato una Youth League uscendo a testa altissima, uscendo tra gli applausi di uno stadio grande Torino che si è emozionato, una squadra che ha dovuto comunque subire un caso di due infortuni molto particolare, perché perdere due centravanti titolari in una partita sola ha avuto dell'assurdo, soprattutto a livello giovanile ha avuto delle ripercussioni sulla squadra, però io credo che senza stare ad elencare poi tutte le altre dinamiche per cui oggi stiamo a parlare di altro, perché ce ne sarebbero tante altre ancora, io credo che si debba essere orgogliosi di quello che hanno fatto questi ragazzi, perché quando si indossa la maglia del Torino questo deve essere lo spirito. Nonostante mille difficoltà, nonostante mille insidie, uscire ancora oggi all'ultima giornata appesi con le unghie, con tutte le forze possibili e immaginabili a disposizione, cercando di stare attaccati all'obiettivo e giocando a testa alta contro tutti, inanellando qualcosa come 10 vittorie o 11 vittorie in un girone di ritorno, che hanno fatto fare a questa squadra 56 punti, e credo che insomma 56 punti a non farla fare lei diretta vuol dire che c'è qualcuno che ne ha fatti di più, ma ha fatto qualcosa di altrettanto straordinario, però ci siamo anche insomma messi nella condizione di poter giocare un playoff in casa, quindi questo secondo me dobbiamo tramutarlo in vantaggio, perché dobbiamo essere bravi noi insieme ai tifosi a cercare di creare un legame che ci permetta insieme di superare questo turno già sabato. Anche se ci saranno due partite in più da giocare rispetto magari ad altre avversarie, l'obiettivo comunque è quello di confermare quanto fatto l'anno scorso e mantenere lo scudetto sul petto? Ma guarda, voi sapete che io sono uno che a volte posso sembrare presuntuoso, perché quando ho detto che volevo fare 11 vittorie in campionato ne ha fatte 10, sono stato un presuntuoso sfortunato, però io credo che bisogna ambire in alto, bisogna puntare in alto, con lo spirito naturalmente di fare passo dopo passo, quindi è normale che noi difenderemo questo scudetto finché ce ne daranno la possibilità con tutte le nostre forze. Io credo che chiunque voglia vincerlo dovrà comunque battere il Torino. Il Torino sabato avrà una partita importantissima in cui venderà cara la pelle e quindi di conseguenza penserà alla partita successiva. Non si può pensare troppo in là, perché gli obiettivi devono essere concreti. Oggi l'obiettivo concreto è quello di superare il turno sabato qui in casa con la prima di playoff. A squadra passi.